parliamo di nutrizione, di alimentazione, di dieta, intesa non solo come quel processo che ci porta a perdere del peso, ma anche come corretta alimentazione, sì, per l'appunto. Allora, la voce che state sentendo è quella della dottoressa Francesca Venditelli, e con lei, biologa nutrizionista. Buonasera. Per l'appunto, con lei vogliamo parlare di alimentazione, di salute, e lo facciamo soprattutto adesso che siamo nel periodo post natalizio. Eh sì, allora le festività hanno messo a dura prova i nostri processi, diciamo, digestivi, quindi in questo periodo soprattutto dobbiamo prediligere alimenti che facciano in qualche modo detossificare il nostro fegato e soprattutto ci depurino e aiutino a drenare tutti gli eccessi fatti durante le festività. Quindi durante il giorno stimolate il vostro metabolismo con alimenti ricchi in iodio, quindi tanto pesce di mare in tutte le sue forme, ma anche tante verdure ricche in iodio come le crucifere, che sono ad esempio la famiglia dei cavoli, dei broccoli, broccoletti. E stimolate il vostro fegato con alimenti ricchi in ferro, quindi legumi, anche carne seppur con moderazione, e anche tante verdure ricche in ferro come puntarelle, cicoria, carciofi, le puntarelle pure, sì, sì, di ferro, sì, sì. E vabbè, perché poi solitamente anche con le alici, forse, esatto, quindi è un'ottima combinazione, soprattutto stimolante e detossificante se chiudi il pasto con ad esempio gli agrumi. Perfetto, allora chiaramente sì, tu hai dato alcuni consigli un po' per rimettersi in sesto, sì, giusto? In generale la dieta a cui dobbiamo fare sempre riferimento è quella famosa piramide alimentare della dieta mediterranea che ci fanno studiare a scuola? No, è da aggiornare quella piramide. Quella è da aggiornare, nel senso, okay, che adesso in primo luogo c'è l'attività fisica, mm-hmm, poi dopo c'è ovviamente tanta verdura, ortaggi, frutta, carboidrati, idrati complessi cominciano a venire un pochino dopo, e anche le proteine animali, quindi alla base fondamentale c'è tanta verdura e frutta. Dopodiché sì, iniziamo con dei carboidrati che comunque sempre complessi, quindi tanti alimenti integrali, quindi cereali integrali, anche semi decorticati, quindi semi integrali, frutta secca. E la frutta animale secca è molto consigliata, sì. Il mio medico, insomma, mia famiglia mi consigliava spesso di mangiare, che ne so, 3 noci la mattina. Sì, sì. Perché dice, sì, troppe sono comunque grasse. Sì, sono caloriche. Sono caloriche, però quelle 3 hanno anche effetto di antitumorale. Sì, sono antiossidanti, sono omega 3, sì, sono tantissimi acidi grassi poliinsaturi, quindi mm-hmm, in realtà si può arrivare fino a 30 grammi di frutta secca al giorno, a prescindere se si ha dieta o, sì, meno, cioè se si ha un problema di, sì, peso, sì, o meno. Sì, certo. È proprio che sono a livello energetico e protettivo dal punto di vista cardiovascolare, dal rischio cardiovascolare, quindi sono consigliati per tutti, anziani, bambini e persone che hanno delle patologie, però insomma non deve mancare all'interno della quotidianità. Perfetto, allora io vorrei a questo punto dare tutti i contatti, anzi li faccio dare direttamente a lei, alla, sì, dottoressa Francesca Venditelli, dove ti trovi, sei uno studio, ovviamente i contatti via, sì, web per raggiungerti. Sì, io sono a Roma, in zona Lestadeno, sì, in via Simone da Genova 9, ma collaboro anche in altre zone come zona Centocelle e in provincia Cerveteri, Marina di Cerveteri. I miei contatti sono ovviamente tramite il blog di Cibo e Vita Sana, wordpress.com, oppure su Facebook Cibo e Vita Sana, dottoressa Francesca Venditelli. Comunque andare su internet e trovate tantissimi riferimenti che mi riguardano. Molto bene, fantastico, grazie allora per, prego, questi importanti consigli che ci ha dato la dottoressa Francesca Venditelli. Insomma, potete contattarla agli indirizzi che vi ha dato. Grazie.